Sei interessato a provare una qualsivoglia sostanza psicoattiva? Sei curioso? Vuoi provare l'esperienza sulla tua pelle, ma non vuoi cadere in dipendenza? Questo è il video giusto per te. Premetto che non voglio incentivare nessuno all'uso di sostanze stupefacenti. Suppongo che se sei giunto qui, evidentemente sei già interessato. In un modo o nell'altro proveresti comunque, magari a caso senza nessun tipo di informazione e precauzione. Ovvero il modo migliore per farsi fottere dalla sostanza e farti rubare la vita da essa. Quindi, questo video è puramente a scopo informativo. Se lo ascolterai attentamente e prenderai nota potrai evitarti dipendenza e ripercussioni gravi. Buona visione. Sono consapevole del fatto che non esista la droga in generale, ogni sostanza è un mondo a sé, ha le sue individuali caratteristiche, effetti, rischi e livelli di pericolosità. Ma tutte sono accomunate da un fattore, sono una delle poche cose che ci inducono piacere senza dover prima guadagnarcelo. Per esempio, quando si mangia o si beve, si sta tanto bene quanto più si ha fame o sete. Dopo un allenamento, quando ci si riposa, si sta tanto bene quanto più si ha faticato. Dopo il mal di testa, si sta tanto bene quanto più si è sofferto. Questo vuol dire che per provare piacere, normalmente bisogna prima pagare con la sofferenza. Ma con la droga, non dovendo faticare per raggiungere il piacere, essa ci dà l'illusione che sia gratuito. In realtà il pagamento è semplicemente rimandato al dopo. I danni che essa può causare, lo scombussolamento del comparto emotivo e cognitivo, possono essere intesi proprio così. Quindi, se proprio sei convinto di voler provare qualsiasi tipo di sostanza, ecco i consigli che ti do per ridurre al minimo i danni e il rischio di dipendenza. Per portarti a casa l'esperienza nel modo più sicuro possibile. Il primo consiglio che ti do è di informarti accuratamente sulla specifica sostanza prima di consumare. Non fidarti delle semplici parole dei tuoi amici, vai tu stesso a verificare. Informati sulle dosi sicure, sugli effetti e la loro durata, sul tempo impiegato dal corpo per disfarsene, sugli effetti a lungo termine, eccetera. Più cose sai, più sarai al sicuro e pronto a difenderti da eventuali imprevisti. Studia la sostanza come se dovessi portarla come tesi di laurea. Un sito che ti consiglio per fare ciò è danno.ch. Qui trovi una lista di tutte le sostanze con tutte le informazioni necessarie per ognuna di esse. La parte che ti consiglierei di leggere con maggiore attenzione è quella del safe use. Questo è particolarmente importante poiché provare una sostanza senza le adeguate competenze è uno dei motivi principali per cui si cade in dipendenza. Quando si fumano le prime sigarette, dopo poco tempo si percepisce il bisogno di continuare a fumare a causa della nicotina. Molte persone, non essendosi informate, possono inconsciamente convincersi che quella sensazione sgradevole possa durare per sempre, ed ecco che si ficcano una sigaretta dopo l'altra in bocca, iniziando un circolo vizioso che li porterà a non riuscire più a smettere. Se si fossero informate, saprebbero che quella sensazione è momentanea e che basta avere un po' di forza di volontà e pazienza da lasciare che il corpo ritorni al suo equilibrio. Più tardi lo si fa e più difficile sarà. Quindi, quando ti trovi davanti alla sostanza, fermati un attimo e chiediti se sei abbastanza informato su di essa, questo potrebbe salvarti la vita. Prima di consumare, ti invito a fare una riflessione introspettiva sincera, per capire quanto sei capace di resistere a situazioni di dolore, di stress, di fatica in nome di un obiettivo. Chiediti se durante una corsa lunga ed intensa, col fiatone estremo e le gambe che ti fanno male, riusciresti a raggiungere il traguardo lontano ancora diversi chilometri. Saresti in grado di stringere i denti e non mollare nonostante l'estrema fatica? Certe sostanze, come la cocaina, dopo gli effetti piacevoli, hanno una fase di down, nel quale la voglia di un'altra dose può diventare irresistibile. È la fase in cui il rischio di entrare in dipendenza è più elevato. Può essere una situazione momentanea di estremo malessere. Potresti sentirti depresso e insicuro di te stesso. Il contrasto improvviso tra il sentimento di onnipotenza iniziale e la fase di down, produce un bisogno terribile di consumare ancora, a causa dei sentimenti negativi che essa scaturisce. Per superare questa fase dovrai porti l'obiettivo fin dall'inizio, di resistere a tutti i costi a quella tentazione. Essa sarà momentanea, e durerà finché la sostanza non sarà stata sufficientemente smaltita.
potrà risultare molto impegnativo. Quindi, se sei una persona che facilmente si arrende davanti alla fatica, al dolore e alle emozioni negative, riflettici due volte prima di consumare. Questo punto è correlato a quanto appena detto. Rifletti anche su quanto ti fai trasportare dalle cose che ti danno piacere. Quando mangi un cubetto di cioccolato riesci a fermarti lì? O ne prendi uno dopo l'altro dicendo ogni volta, ok, questo è l'ultimissimo? A seconda di quanto riesci ad astenerti dalle cose piacevoli in nome di un obiettivo, che sia la salute, l'estetica o altro, avrai più o meno facilità nel resistere anche al piacere che la sostanza ti provoca. Dopo averlo fatto, potrai scendere alle tue conclusioni. Questo punto è importantissimo. Prima di consumare, assicurati di essere in un momento della tua vita in cui, tutto sommato, ti sembra di stare bene. Di essere tranquillo, esente da stress, preoccupazioni, ansie e problemi vari. Questo perché se consumi e stai bene con te stesso, dopo esserti sentito come Superman, quando l'effetto della sostanza scenderà, tornerai nel tuo stato di benessere in cui ti trovavi prima. E in caso ci fosse una fase di down, sarebbe più facile da affrontare. Ma se stai male, se nella tua vita sei preoccupato per qualcosa, sei stressato, depresso o in un periodo buio, gli effetti della sostanza, oltre a farti sentire da Dio, elimineranno momentaneamente anche i pensieri negativi che ti perseguitano. Figata dirai no. Peccato che al termine degli effetti, e in particolare durante la fase di down, i tuoi pensieri torneranno. Magari amplificati e più intensi di quanto non lo fossero già. Convincendoti inconsciamente che la droga possa essere una scappatoia efficace contro i problemi, aumentando a dismisura il bisogno di un'altra dose e di conseguenza il rischio di rimanerci intrappolato. Nel caso di sostanze come la marijuana o l'LSD, consumarla in situazioni di malessere può semplicemente farti provare esperienze angoscianti. Poiché gli effetti di queste sostanze possono amplificare le nostre preoccupazioni, trasformandole in paranoie. Quindi se sei in un periodo negativo, è successo qualcosa di brutto, o sei semplicemente stressato, pensaci 2, 3, 10 volte prima di consumare. Magari penserai che sto generalizzando troppo, ma penso che il modo migliore per evitare la dipendenza sia sempre quello di prepararsi alla situazione peggiore possibile. Anche con le droghe leggere, neanche quelle vanno sottovalutate, sono sostanze psicotrope che senza le dovute precauzioni possono condizionare significativamente la nostra psiche e le nostre capacità cognitive. Il cervello è un organo delicato e la nostra intelligenza è l'unica nostra caratteristica evolutiva che ci avvantaggia in natura. Basta un attimo per rimanere incastrati e rovinarsi la vita. Quindi sempre meglio essere prudenti e andarci piano, soprattutto se ci si vuole portare a casa un'esperienza piacevole e per certi versi utile alla nostra autoconsapevolezza. Mi auguro che una sola esperienza possa bastarti per soddisfare la tua curiosità. Ma se così non fosse, il mio consiglio è quello di dedicarti al consumo solamente in situazioni rigorosamente limitate e speciali. Contesti e ambienti lontani dalla tua quotidianità, in modo da renderlo il più possibile un rituale adatto solo a situazioni rare e particolarmente eccezionali. In questo modo hai la possibilità di prenderti delle lunghe pause, consentendo al tuo organismo di ripulirsi e ripristinare il suo equilibrio. In più, così facendo, renderai l'esperienza più memorabile. Perché nel tuo ricordo saranno compresi oltre che il semplice effetto della sostanza, anche le persone, l'atmosfera e l'unicità di quella particolare situazione. Per diminuire le probabilità di incorrere in lesioni permanenti, è fortemente consigliabile aspettare che il cervello abbia raggiunto il suo completo sviluppo. È stato calcolato che finisce di svilupparsi mediamente verso i 21 anni. Utilizzare sostanze psicoattive mentre il cervello è ancora in formazione amplifica notevolmente la probabilità di ripercussioni e danni permanenti al sistema nervoso. Drogarsi per giocare a fare i tossichelli non fa figo. Se sei minorenne fai attenzione. Puoi rischiare di risultare un ritardato per il resto della tua vita. Poi sei libero di scegliere ciò che meglio credi. Io ti ho avvisato. Per quanto tu possa seguire accuratamente i consigli che ti ho dato, potrebbero sempre insorgere degli imprevisti. Svenimento, panico, overdose, intossicazione, incidenti di vario tipo.
Per questo, prima di assumere la sostanza, assicurati che con te ci sia qualcuno di cui ti fidi, che sia sobrio e possa controllarti e assisterti in caso qualcosa andasse storto. Ti sconsiglio fortemente di provare per la prima volta una sostanza da solo. Rischieresti non solo di non avere nessun aiuto nel momento del bisogno, ma anche di compiere azioni pericolose, verso di te e verso gli altri, di cui non ti renderesti nemmeno conto. Ora, dopo aver ricevuto queste informazioni, sei libero di fare ciò che meglio credi. Io ti ho avvisato. Non sarò responsabile di eventuali ripercussioni dovute alle tue scelte, sbagliate o meno che siano. Io ti ho dato i miei consigli, che spero possano salvarti da folli scelte avventate. Ripeto, queste sono cose delicate. Molto delicate. Sappi che qualsiasi cosa succeda sei stato tu a scegliere di rischiare, e dovrai prenderti le responsabilità delle tue azioni. Detto questo, ti auguro una buona vita, stammi bene.